Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il Tempio della Politica qui su Planet Web TV. Oggi siamo in compagnia dell'assessore Titti Zazzaro, assessore al Comune di Pozzuoli e assessore al Commercio, insomma, per parlare di questa nuova iniziativa nata dal Comune, insomma, dove c'è lei in prima fila, che è, insomma, questo marchio Deco. Nello specifico, che cos'è? Buonasera. Deco è denominazione comunale, è una procedura che l'amministrazione metterà in campo per valorizzare i prodotti tipici locali, in pratica legare i prodotti tipici alla propria terra e viceversa. Un esempio che possiamo fare, allora io la Deco era già nel nostro programma elettorale, quindi è una cosa che noi già vogliamo fare da tempo. L'importanza è proprio nella valorizzazione dei prodotti, innanzitutto difendere il locale dalla globalizzazione, un prodotto specifico legato a quel tipo di territorio. Noi ad esempio abbiamo le alici vutiolane, quindi denominare, dare la Deco alle alici significherebbe dire quelle alici sono di Pozzuoli. In pratica quello che abbiamo voluto fare con Azzurro Pozzuoli, con la nostra manifestazione, era ad esempio con la zuppa di pesce, portare quel prodotto, dire che è prettamente vutiolano, farlo in quel tipo, diciamo con quel meccanismo, con quella ricetta, in quel modo, prettamente vutiolana, la zuppa vutiolana. Quindi portare la valorizzazione dei prodotti e la storicità dei prodotti di nuovo alla rivalutazione, diciamo, portarli di nuovo alla luce. Quindi valorizzare ancora di più Pozzuoli. Valorizzare ancora di più Pozzuoli, certo, con i suoi prodotti. Assolutamente. Invece quali sono le attività che possono farne parte, quali, chi sono, insomma? Allora, come possono accedere, quindi come possono registrarsi nel caso? Sì, allora, per la Deco, diciamo che la Deco comincia soltanto con prodotti agroalimentari in principio. Ora è cambiato completamente, alla Deco possono essere iscritti oltre ai prodotti anche un evento, un'associazione, qualcosa che è nato dalla tradizione di quel posto. Ad esempio a Pozzuoli abbiamo detto la zuppa del pesce, oppure la zuppa di pesce butiolana, oppure un evento come il pennone. Quindi può essere iscritto il prodotto, sono due elenchi divisi praticamente, il prodotto in un elenco, i vari prodotti, nell'altro elenco una manifestazione, un ambiente, un'idea, che ne so, una tradizione, un evento che ci portiamo un noi. Prodotto, comunque un prodotto, come, un evento, come ad esempio il pennone. Il nostro pennone può essere iscritto nella Deco. Ecco, però per un'attività, sì. Quale può essere il vantaggio nell'abbracciare o non sposare questo progetto? I vantaggi sono molti, diciamo che non è che la Deco nasce come una risoluzione ai problemi delle attività produttive, come non nasce la città del vino, come non nasce Azzurro Pozzuoli, diciamo che vogliono essere una spinta a sollecitare i vari attori delle attività produttive, quindi a crederci di nuovo in quello che vogliamo fare. Quindi una spinta. Una spinta agli attori delle attività produttive, sì. Assessore, il Comune ha, insomma, per la realizzazione di questa iniziativa ha collaborato con qualcuno, cioè c'è la collaborazione di qualcun altro, di altri? Sì, allora nella prima fase abbiamo collaborato, abbiamo chiamato gli esperti del settore per una prima stesura delle linee guida, per capire come cominciare in questo procedimento. Nella seconda fase invece abbiamo chiamato praticamente chi rappresenta i veri attori di chi lavora sul territorio, quindi gli artigiani e tutto, e quindi le associazioni di categoria. Loro ci hanno aiutato a scrivere la prima bozza del regolamento, poi ovviamente questo regolamento dovrà essere stabilito e concertato con l'amministrazione tutta, quindi in giunta, poi dai capigruppo in consiglio comunale.
Ecco, l'iniziativa, insomma, quando partirà? Previsto, insomma, una... Noi speriamo prima possibile, perché abbiamo voglia, questo dipende sempre dall'iter amministrativo, voglio dire, però io credo sia breve la strada, e penso, spero anzi, il prima possibile, perché non vediamo l'ora di dare la deco ad alcuni prodotti a noi a cuore, tipo, che ne so, la zuppa di pesce, le alici, la conserva delle alici, e cominciare. Invece i risultati, secondo lei, insomma, in quanto tempo si vorranno avere? I risultati non si avranno dei veri e propri risultati, ma in ogni caso, allora, questo è un progetto soprattutto che nasce come... come obiettivo è come marketing. Quindi, che cosa succede? Andiamo a sponsorizzare, a valorizzare alcuni prodotti della nostra terra, del nostro comune. Ovviamente nella deco saranno iscritti, oltre ai prodotti, come ti dicevo, ad esempio la nostra zuppa di pesce, la nostra zuppa di pesce sarà nell'elenco, nella denominazione deco. Chi produrrà quel prodotto, chi trasformerà il pesce nella zuppa di pesce, come ad esempio i ristoratori, saranno anche loro iscritti alla Deco e avranno ad esempio il marchio Deco all'esterno del ristorante. Nascerà una vera e propria pubblicità, saranno sponsorizzati, sarà l'amministrazione attraverso per esempio i canali social. I canali social, ma anche la stessa regione con dei bandi per promuovere e quindi far conoscere queste attività. Quindi diciamo che è anche una specie di pubblicità, portata avanti questa pubblicità, e quindi i risultati si avranno poi con il tempo, non immediati. Allora, ok, noi siamo in conclusione, insomma, abbiamo approfondito questa denominazione comunale. Sì. Allora, io saluto i nostri telespettatori, ringrazio l'assessore Titti Zazzaro per essere intervenuta. Grazie. Ci vediamo al prossimo appuntamento con il tema della politica qui su Planet Web TV. Ciao.